Ciao a tutti, torna da Lucky Master, vediamo se si riesce a percorrere finalmente la strada verso i 2400, davvero tostissima. Qui andiamo su una linea usato garantito, Mises on the chessboard, doppio fianchetto, da Lucky Master gioca col pilota automatico, espansione ad ovest, con A5 A4 e qui adesso vediamo come il controllo delle case C4 ed E4 venga meno da parte del nero. È chiaro che questo alfiere al momento ha la strada tarpata, l'alfiere in B2. Miglioriamo la posizione del cavallo di donna piazzandolo in C4 e da lì si tengono d'occhio importanti case. Torre 1 mi piace, in qualche modo sostiene la spinta del pedone in E3 o in E4. Anche il nostro avversario, devo dire, che non ha impiegato molto tempo per giocare l'apertura, e qui adesso si è creata una momentanea debolezza in E6, che probabilmente scomparirà dopo la spinta in E5. Lo scopo è quello di creare una muraglia per l'alfiere in B2. Bisogna capire se però questa muraglia, comunque sia, alla fine dei conti funzionerà oppure no. Intanto spingiamo in E5, valorizziamo l'alfiere in G2. Tarpiamo le ali ad eventuali spinte pedonali del nero sul lato di re, dopodiché ci occuperemo di far giocare il nostro alfiere di donna in nuove diagonali. La casa F4 potrebbe essere ottimale se non fosse per la presenza del cavallo D5 che la controlla. La ragione per cui al momento penso che l'alfiere D2 sia un'ottima scelta. Si preme su C2, motivo per cui è però torre C1, cavallo A2 con idea cavallo C3, quindi da fare attenzione. Visto che la posizione è chiusa, il cedere la coppia degli alfieri non dovrebbe essere un problema eccessivo. Cavallo donna di due. Si collegano le torri tra loro. Ok, qui il nero minaccia di doppiarci, ma non penso che sia un problema eccessivo. Credo che sia decisamente più interessante una mossa come cavallo G5. Si preme sul pedone debole E6 e si spalanca la strada all'alfiere in G2. In alcune varianti, da valutare anche il seguito fantasioso alfiere per D5, che cederebbe al nero la coppia degli alfieri contro la coppia dei cavalli. Riprendiamo di pedone, manteniamo le donne in gioco, utilizzando eventualmente la casa H1 per un attacco su H7 e qui bisogna fare attenzione. Abbiamo 7 minuti e 48. A che cos'è che dovremmo fare attenzione? Al fatto che, e qui è l'esperienza delle partite passate. Mi concedo una piccola digressione. Spesso capita, dopo la cattura da parte del nostro avversario, del nostro pezzo, di riprendere il pezzo del nostro avversario. E quindi, nel caso specifico, alfiere C4, che ha appena catturato il nostro cavallo in C4. Però noi abbiamo la fortissima intermedia torre per A8. E adesso la ripresa di pedone, ad esempio B per C4,
Attacca il cavallo in quale è inchiodato dall'alfiere a causa della presenza della donna in A8. Se invece avessimo ripreso subito in C4, il nero poteva giocare torre per A1, noi avremmo continuato con torre per A1, il cavallo si sarebbe potuto ritirare ad esempio in E7 e la partita sarebbe continuata. Non è questo il caso. Quindi guadagniamo un pezzo secco, anche se il nostro avversario ha davvero un fortissimo controgioco. Il pedone C2 è inchiodato. Qui bisogna anche fare attenzione all'arrivo della torre nemica. Qui, secondo me, però torre C1, B2 e non funziona. E allora dobbiamo giocare donna C1, B2, donna B1, andata. Questa dovrebbe funzionare. E qui abbiamo attacco su E6, in alcune varianti D6. L'alfiere sarebbe molto attivo, in alcune varianti può anche andare in F1 per parare gli attacchi sulla prima traversa del nero. E adesso qui possiamo giocare subito torre E2 con idea torre per C2. Lasciamo al suo destino il pedone D5, eliminiamo la briscola principale del nostro avversario in questo momento, costituita dal pedone passato in C2. Adesso qui dobbiamo fare i conti con torre per C2 o donna per C2. Quale possiamo giocare? A me, sinceramente, torre per C2 non dispiace affatto. Si cattura il pedò e qui va bene. È semplicemente un cambio di pezzi. Nulla di cui preoccuparsi. Qui addirittura attacchiamo il re avversario con guadagno di tempo. La torre è fortissima. Catturiamo anche il pedone in F5 e adesso un altro piccolo break. Andiamo a vedere come il bianco sia riuscito a ottenere una posizione con 5 pedoni, torre e alfiere. Il nero si ritrova alla fin fine con torre e 4 pedoni. E infatti, senza che il nostro avversario vada ad aspettare una mossa come alfiere 4 o alfiere C4, che andrebbe a difendere il pedone D3, abbandona, sarebbe seguito F4, E6, questa si gioca col pilota automatico. La torre difende anche il pedone, re G2, questo re avanza verso il centro. Ci sarebbe stato ben poco da fare. Passiamo subito all'analisi di questa partita, breve ma intensa. Segno che The Lucky Master si trova a suo agio con la Mises, la riscoperta dopo E4. E come dire, sta regalando delle gioie. Qui vediamo come la scelta del nero porti ad una posizione di totale parità. C5 in realtà per il motore è una seconda scelta rispetto alfiere E7. Il nero punta ad espandersi. È tipico, ho notato che la stragrande maggioranza dei giocatori preferisce occupare subito il centro contro lo schema della Mises, cosa che fa il gioco del bianco spesso. B3 qui addirittura. Il motore va in brodo di giuggiole. E valuta come migliore per il nero questa posizione. In realtà il fianchetto di re ha il suo fascino più che interessante.
Qui di fatto, eccolo qua, di 4 non va bene, e secondo me il motivo è da ricercare nelle case C4 ed E4. Cavallo C4, cavallo D5. Qui avremmo potuto giocare subito E3. In realtà ho preferito la più lenta, torre 1. E con F6 la situazione è di assoluta parità. Stesso discorso con E4, cavallo B4, E5 non piace al motore, preferibile Re H1, però l'idea di avere un avamposto in D6 o comunque sia di spalancare la diagonale H1 a 8 al nostro alfiere G2 era troppo bella. F5, H4 e qui oggettivamente per controllare anche con un nostro pedone H4 ci andiamo ad indebolire non poco e avremmo potuto anche fare i conti con la spinta F4 che probabilmente avrebbe favorito il nostro avversario. Il nostro avversario preferisce sviluppare il suo alfiere di donna in D7 e qui rimanovriamo. Alfiere D2 a me piace, non al motore. Il nero poteva giocare H6, invece dovevamo subito balzare in G5. Ecco il perché. Il nostro avversario preferisce giocare cavallo CB4 premendo su C2. In caso di torre C1 poteva seguire cavallo A2 attaccando la torre in C1 e poi cavallo C3. E i due cavalli neri sarebbero stati fastidiosi, uno lo eliminiamo. Donna D2, la posizione preferibile per il nero, infatti il motore suggerisce F4. Il problema principale di questa struttura pedonale ad est è proprio legata alla possibilità del nero di spalancare la strada alla sua torre F8. Premendo sul cavallo F3 e il pedone in F2. Non solo, ma dopo un eventuale cambio in G3, F per G3 avrebbe indebolito notevolmente la casa E3 adocchiata dal cavallo in D5. Il nostro avversario sceglie un altro piano e il robusto vantaggio di 1-1 che aveva prima il nostro avversario viene sciupato da una mossa come B5, che tra l'altro espone maggiormente la torre A8 al nostro alfiere G2. Alfiere per B5, alfiere per B5. Qui avremmo potuto cambiare direttamente le torri in A8. Ho preferito cavallo G5, alfiere per. Il motore consiglia la ripresa di donna. Noi andiamo di pedone, comunque la posizione è di assoluta parità. E qui alfiere C4 e vediamo come la valutazione del motore sfizi a più 4,5. E qui, forte delle esperienze passate dal nostro Lucky Master, si prende un attimo di tempo in più per riprendere il pezzo. E anziché catturare l'alfiere in C4, intermedia con torre per A8. Donna per A8. Qui addirittura il motore preferiva D per C4. Effettivamente abbiamo lasciato un po' di controgioco in più al nostro avversario, ma la sostanza non cambia. Donna 2 ci dà un vantaggio di 3 e 8. Catturiamo il pezzo. B3 va bene, qui addirittura potevamo catturare in E6 per poi giocare su B2 E7, ma sarebbe stato un seguito tattico difficile da valutare per il buon Lucky e quindi molto semplicemente donna C1. Il vantaggio viene ridotto, ma si riduce anche la possibilità di commettere degli errori. E infatti vediamo come dopo torre 2 il vantaggio torni rapidamente sopra i 5. Torre B8, la ripresa di torre è corretta. Torre
Torre B1 semplicemente un cambio di pezzi che favorisce la parte in vantaggio, cioè della Key Master, e qui ormai il bianco dilaga, il nero non ha più alcun tipo di controgioco, guadagniamo il pedone in D5, corretta torre A8, miglioriamo con guadagno di tempo la posizione della nostra torre, torre F7, già qui. Il motore vede un matto in 15, prima un matto in 27. Insomma, lungi da me vedere così lontano in una variante, vedo che il pedone F5 in presa e semplicemente viene catturato. Con tutto che dal matto in 14 ci accontentiamo solo di guadagnare il pedone in F5. Qui avremmo dovuto continuare con E6. Vabbè, non l'abbiamo scelto, abbiamo guadagnato il pedone e qui il nostro avversario non aspetta la nostra replica e abbandona. In questo modo guadagniamo altri 5 punti. Il nostro avversario 2-2-35. Non male, una buona vittoria da parte del nostro Lucky, che sta vedendo quante soddisfazioni possa dare l'apertura Mises. Se qualcuno di voi in qualche modo è alla ricerca di una linea per il suo repertorio, secondo me potrebbe valere la pena approfondire la Mises. Poco conosciuta, molto solida, si adatta a diverse difese che può avere il nero. Si viaggia su binari principalmente posizionali e in questo modo si vanno a ridurre anche eventuali errori di calcolo in analisi molto tattiche. Pensateci. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e che dire, è stato davvero un piacere. Alla prossima e un buon weekend a tutti. A remote. Fantastico.